Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati qui sul mio canale con questo mio nuovo episodio dedicato alle mod su Dragon Ball Xenoverse 2. Allora, era da un po' che non tornavo su Xenoverse 2, lo ammetto, però tra Valhalla e Immortal Phoenix Rising, che a dir il vero quest'ultimo è ancora in corso, ho avuto davvero pochissimo tempo per Xenoverse 2, però ora che posso finalmente accantonare Valhalla fino all'uscita dei DLC, posso ritornare a portare finalmente video su Xenoverse 2, ragazzi. Allora, le mod di oggi saranno dedicate all'ultima saga, cioè quella di Moro, e più precisamente ai suoi scagnozzi. Il modder ha creato questo enorme pack, diciamo, di mod, nella quale ci sono tutti gli scagnozzi che fanno parte, cioè, sì, della truppa, diciamo, di Moro, o Molo, come volete. Allora, oggi ve ne porterò due con le rispettive trasformazioni. Abbiamo OG-73, OG-73 è buon qua scritto Anirasa, ma quello si può cambiare, non è un gran problema, in versione gigante. Qui ragazzi abbiamo Sagambo, anche qui si può cambiare, non c'è nessun problema. E qui abbiamo Sagambo Full Power, ebbene sì. Allora, prima di cominciare, io vi invito a lasciare un bel like, spolliciata più non posso per questo episodio, commentate per farmi sapere cosa ne pensate delle mod, ma soprattutto se non siete iscritti ragazzi, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi. Allora, direi di partire con OG-73 e Sagambo in versione base. Andiamo qua e andiamo qua. Dove li proviamo? Li proviamo qui sul pianeta senza nome. Ok. Eccoci qua, allora, solito discorso con la fotocamera. Questo è l'androide OG-73, ragazzi, che è quello poi che viene assorbito anche da Molo e gli permette di attuare, diciamo, la sua ultima, la sua penultima forma, anzi, terz'ultima forma, perché se contiamo anche Moro coi poteri angelici e Moro in versione fusione col pianeta Terra, ci sono due forme in più. Comunque, allora, questo è l'androide che con queste sfere, che dovrebbe averle anche sulla mano, dovrebbe averle in versione interna. Adesso no, tiene le mani chiuse, quindi hai voglia, vediamo se ce l'ha. No, non ce l'ha, vabbè, peccato, non ce l'ha. Dicevo, con quelle, toccando l'avversario per mezz'ora, acquisisce le sue abilità. Limite che Moro però non ce l'ha quando se lo pappa, diciamo. Allora, vediamo subito il moveset. Quadrato. Triangolo. Ok. Quadrato, triangolo. Poi abbiamo ok, presa, rivediamola un attimo. Ah, ci sta, ci sta. Allora, le sferette prima delle tecniche. Allora abbiamo le tecniche, l'iperprosciugamento, che ragazzi ci sta. Per lo stesso discorso che vi dicevo prima, ovviamente su Xenoverse 2 non può avere, o almeno al momento non esiste l'abilità che gli permette di impossessarsi di una tecnica dell'avversario. Quindi l'iperprosciugamento, a mio parere, gli sta benissimo. Abbiamo la bomba sonora.
il raggio occhio delle tenebre, e l'ho pure mancato. La carica massima, ovviamente. Poi abbiamo l'ipermovimento, la granata infernale, che di fatti potrebbe avercela, e il macanco zappo, che dovrebbe essere il cannone dell'anima speciale. Però dovrebbe essere tipo una recolor, se non sbaglio. Sì, non mi pare proprio che sia blu. Bellissimo però di sto colore. Spettacolo. Ok ragazzi, questo era Oggi Standard 3, adesso passiamo a Sagambo. Allora, eccoci qua con Sagambo. Vediamolo da vicino. Troppo vicino. Vediamo il moveset quadrato. Ok, triangolo. Quadrato, triangolo. Poi abbiamo, mi pare uguale a prima proprio, la presa, le sferette, ok, ok, si è impallato, va bene, speriamo che non succeda più. Dicevo le sferette, ora vediamo le tecniche, abbiamo il Dodompa, la bomba psichica letale, il pugno selvaggio, ok, la carica massima, poi abbiamo il fine settimana di Radish. Come evasiva abbiamo il super salto posteriore ed infine grenade. Vediamo. Cosa ha fatto? Ah, come un detonatore che però ovviamente qua non c'è perché... Va bene, lo stesso, non importa. È come il gesto di quando lancia una capsula. Va bene. Ok, vi ho mostrato tutto di questi due. Adesso passiamo alle loro effettive trasformazioni. Anzi, potenziamenti. Eccoci qua ragazzi. Allora, qui come vedete abbiamo OG73 versione gigante e Sagambo versione full power. Andiamo a mettere a posto come al solito. Allora passiamo a OG73, che ha il movimento ovviamente di uno scimmione, però niente, mi pare proprio che abbia, ok, e abbiamo il raggio grande scimmia. Anzi, della grande scimmia, scusate. Rottura del macigno. Oh, ti ho preso finalmente. Raggio della grande scimmia di nuovo. Questa volta recolor. Recolor, ragazzi. Ok, poi abbiamo super raggio. Boh, della grande scimmia, va bene. Anche qui con la recolor. E Evil Death Ball. Un attimo che non vedo un tubo. Wow. Wow. Sagambo, mi dispiace per te. Ma di brutto. Ok. Bella l'idea, ma non ci sta proprio. Va bene, lasciamo perdere. Abbiamo un ruggito. Tu scendi un attimo. Ma no!
peccato ragazzi, peccato. Ci poteva stare benissimo come miniatura, invece niente. Ok, abbiamo finito con Aniraza, che mi pare che non è che ci sia molto altro da fare. Sì, Aniraza, scusate, ho letto il nome lì. OG-73 versione gigante, e possiamo passare a Sagambo Full Power. Allora, Sagambo Full Power, forse era meglio provarlo su di un personaggio, come dire, normale. Quindi infatti andrò a fare questo proprio. Andrò a provarlo su un personaggio normale, ragazzi. Eccoci qui allora con Sagambo Full Power. Solito discorso con la fotocamera. Ottimo. Proviamolo. Quadrato. Sfoglio un casino, mi pare, o sbaglio? No, no, mi pareva che togliesse di più. Triangolo. Quadrato, triangolo. Ok, sferette. E ci risiamo. A quanto pare deve essere un problema di questa mod di Sagambo. Speriamo che mettano a posto. Oh, abbiamo la doppia domenica ora. Planet Impact. Wow. Tempesta improvvisa. La carica massima. Il colpo di rottura, magari più vicino, come evasiva. Poi abbiamo il fine settimana. E il revenge assault. Ma è la tecnica che usa Bardock Super Saiyan sullo speciale contro Killed, o Chilled, come volete. Ma dai! Beh, stavolta l'ha preso. Ci stava! Cioè, ci starebbe con Bardock, la mossa era bellissima, però vabbè, non so quanto c'entra con Sagambo, però vabbè. Ok ragazzi, vi ho fatto vedere le mod in allenamento, ora possiamo passare al combattimento vero e proprio. Bene ragazzi, eccoci qui. Allora, per la prima battaglia ho deciso che faremo un 2 contro 2, quindi prendiamo OG-73 e Sagambo e affrontiamo Gohan adulto e certo ci dovrebbe essere quello di Super, ma qua non ce l'ho. Aspettate un attimo, magari ce l'ho installato con le mod. No, mi pare proprio di no. Aspetta. Sì, ce l'abbiamo ragazzi, ce l'abbiamo. Qua. Vai con questo. E Junior. Lo affronteremo qui nell'arcipelago. Anzi, li affronteremo, scusate. Voi non avete idea di quanto mi dia fastidio che al posto di essere scritto Sagambo c'è scritto Radish. Ma va bene. Sì, è una stupidaggine, si può cambiare in un attimo. Solo che ovviamente ora sto facendo il video e non è che posso spegnere tutto per cambiare. Allora, Sagambo è già sotto attacco da sia da Gohan che da Junior. Maledetti. Affrontami, Junior. Certo, io dovrei affrontare Gohan, a dire il vero, ma va bene. Aia. Ok, si è fatto avanti Gohan, mi va bene. E porca miseria. Ci sta. Oh, ma quindi... Ah, volevi?
Però ho notato che quando Gohan è in difficoltà, Junior arriva subito, eh. Ma che? Sono io il tuo avversario? Ah, addirittura, colpo doppio, no, 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 no. No, l'ho mancato di brutto. Vai, vai, lancia queste sfere. Ok. Si va di lusso, ragazzi. Questa gambo fa bene il suo lavoro. Ecco, siamo a posto. Ah, peccato, l'ho mancato. No, non c'ha oltre il limite. Quindi questi li prendo tutti e adesso che ha anche il potenziale sbloccato, speriamo bene di riprenderci presto, ragazzi. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, via, via, via. Perché Super Saiyan? Ah, giusto, è una mod anche il Gohan che sto affrontando. No, 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 no. Ah, sì? Tiè. Haha. Oh, porca! Ma dai! Ragazzi, si sta massacrando! Ok. No, ma dove l'hai fatta sta bomba sonora? Ok, Gohan è andato, adesso Junior immagino che correrà in suo aiuto e noi lo elimineremo una volta per tutte. Forse no. No, dove vai, maledetto? No. Va bene. E così abbiamo sconfitto Gohan Junior. Certo, le abbiamo prese, però. Adesso passiamo alle trasformazioni, però pensavo di usare Sagambo Full Power io, e invece OG73 versione gigante, di affrontarlo con un altro personaggio magari. Eccoci qui, ragazzi, con Sagambo Full Power versus Gohan nuovamente. Però questo Gohan non ha il potenziale sbloccato o l'ultimate power, come volete, ma il Super Saiyan, quindi è un po' più debole rispetto all'altro Gohan, anche per far intendere che avevano già avuto uno scontro e quindi non ha più l'energia sufficiente a trasformarsi nell'altra forma. Anche però, vai con Planet Impact. Questo l'ha sentito. Avrei potuto usarlo come ultimate, peccato. Ok, vai doppia domenica. Mamma mia, Gohan, fai proprio schifo oggi. Ti conviene trasformarti subito, Gohan. Ah. Tempesta improvvisa. Lo stiamo massacrando, ragazzi. Ok, finalmente una sfida. Allora, ho usato doppia domenica, Planet Impact, tempesta improvvisa, la carica massima, ci manca Revenge Assault. Ah, porca miseria. Va bene, dai, gli facciamo recuperare un po' di strada. Eravamo come una piruetta e si è riuscito a mancare lo stesso. Revenge Assault. Sì, ma dai. Ok. Ci siamo quasi. Ma no, non ci posso credere. Fa sul serio il ragazzo. Ma come?
Ok. L'abbiamo spedito a terra e adesso... Sparisci! Pensavo già che lo mancasse, ragazzi. Ok, adesso passiamo all'ultima mod per oggi, che è quella su OG73 in versione gigante. Bene, eccoci qua ragazzi, allora siamo con Goku Super Saiyan Blue contro OG73 in versione gigante. Vediamo di sistemarlo, e ci sistema lui forse qua se non stiamo attenti. Allora, Kamehameha dirompente, non ho capito cosa sta facendo lì fermo. Dov'è? Oh, quasi! Siamo troppo in alto per lui, per fortuna. Ok. Ma non ci credo. Benissimo. Sono senza aura. Aia. Oh oh. Vai di Super Kamehameha. Oh, bravissimo. Ancora. Il lato positivo è che essendo in versione scimmione basta stargli alla larga, e per il resto, beh, sapete già, no? Wow. Cavolo, è riuscito a schivare la Kamehameha? No. Ok. Via. Quasi. Ce l'ha quasi fatta. Quasi. Speri sempre di togliergli un po' di più. No, la parata, maledetto. Ok, ok. Ok, dobbiamo ricaricarci prima che si ricarichi lui e finirlo. Perché non è... Ma porca miseria! Un attimino, abbiamo tolto il Kaioken perché sennò qua moriamo male. Anche perché poi con la sfortuna che ho rimaniamo con pochissima vita e basta che ci colpisca una volta e siamo fregati. Per fortuna che il pianeta non può esplodere, perché sennò con questo che sta lanciando continuamente tutto quello che trova. Ok ragazzi, abbiamo sconfitto OG73 in versione gigante. Certo, ammettiamolo, non c'era la stessa soddisfazione che c'era nell'usarlo in versione normale, anche perché secondo me in versione Osaru è un po' troppo gigante. Sì, è vero, nel manga si trasforma e diventa gigante come una specie di Namecciano super gigante, come Slug possiamo definirlo, dai. Però secondo me è un po' troppo, cioè di per sé la cosa del metterlo in versione Osaru gli toglie parecchio. Comunque ragazzi, siamo giunti alla conclusione di questo episodio, spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto anche le mod. Vi invito a lasciare un bel like, spolliciate più non posso per questo episodio, commentate per farmi sapere cosa ne pensate delle mod, ma soprattutto
Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi ragazzi e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi. Grazie ancora amici miei, noi ci rivediamo, anzi ci risentiamo al mio prossimo video. Ciao ciao e grazie!